Alla lei. Madonna, poi adesso torno. Vieni, o madre, in mezzo a noi, vieni Maria qua giù, cammineremo insieme a te verso la libertà. Quando mentre trascorre la vita, solo il saggio di oggi. Pamela, sono qui in mezzo a voi per pregare per i miei sacerdoti e il mio popolo. Vi ringrazio perché con le vostre preghiere partecipate alla realizzazione dei miei progetti. Voi siete il mio cuore ed io vengo per restaurare la mia chiesa e tutto ciò che mi appartiene. Benedico l'intera diocesi, tutti i miei sacerdoti, tutti voi e l'intera chiesa. Grazie. Adesso vado e adesso insomma vengo. Maglietta sì, stilta. Ah sì, questa. Sì, sì, sia nel sacerdozio che nella vita consacrata che nel matrimonio, davanti a Dio l'importanza è la stessa, basta che ciascuno realizza il proprio progetto. E per quanto riguarda il matrimonio, lei dice che c'è solo una persona giusta con cui essere felici sulla terra, come è scritto nel libro di Tobia del Vecchio Testamento, con le preghiere. E la Madonna dice di mettere lei al primo posto e di recitare il rosario, perché lei consiglia per il meglio. E le cose poi le dovete chiedere perché vanno chieste. Ecco, quindi la realizzazione del progetto è una cosa importante. Questo è, diciamo, è il messaggio principale, che se leggete i messaggi l'ha dato anche a febbraio, dicendo che si è felici sulla terra quando si è se stessi. Però si è se stessi solo quando ciascuno fa quello che Dio gli richiede. Ecco. Però senza orari. E però il pubblico è solo l'appuntamento del sabato. E del frio, anche come Gesù. Non mi piace tanto quando dice come Gesù. Allora, Gesù ha i capelli castani, mossi, lunghi fino al collo, ha gli occhi azzurri ed è vestito da sommo sacerdote. Sì. E è vestito con la tunica bianca, dorata e rossa, proprio da sommo sacerdote.